Morena Ferrari Gamba e Alessio Mina, ex vicepresidente e attuale presidente dei Giovani Liberali Radicali Ticinesi. Buongiorno e benvenuti. Buongiorno. Ciao Massimo, ciao. Prima domanda, perché rispettivamente vi siete avvicinati a GLRT? Io ho iniziato nell'86 e devo dire che mi sono avvicinata perché mi ha avvicinato l'allora Olimpio Pini, che era vicepresidente della sezione di Breganzona, che aveva l'incarico di coinvolgere un po' i giovani. Mi ha coinvolto e io ho preso in mano la sfida, soprattutto quella di creare la sezione giovanile di Breganzona, che ho creato. E devo dire, nello stesso anno siamo riusciti, in quegli anni non era così facile perché i giovani così tanto spazio non c'era, siamo riusciti a mettere in lista ben 15 candidati giovani su 30 e 8 sono entrati in consiglio comunale, io compresa. Così è stato l'inizio della mia abbastanza lunga carriera politica. Io invece, ma io ero un po' il tipico compagno di classe, un po' che magari stava antipatico a un po' di gente perché aveva da ridire, aveva da discutere su ogni cosa che si proponeva, su ogni cosa che si trattava in classe. Poi quando a 15-16 anni mi hanno suggerito e ho partecipato alla sessione federale dei giovani, che è una simulazione del Parlamento federale a Berna, lì sono entrato in contatto con altri giovani che erano già nei giovani liberali, e conoscendo loro mi hanno portato poi nei giovani liberali, e da lì, fin dai primi eventi, mi sono sentito coinvolto, mi sono sentito responsabilizzato, mi sono sentito nel mio mondo e quindi non me ne sono più andato. Ci raccontate un aneddoto particolare della vostra esperienza con GLR? Gli aneddoti ce ne sarebbero parecchi, gli anni sono passati, però la cosa che ricordo più bella in assoluto è che io appunto sono stata poi vicepresidente cantonale quando Giovanni Marini era presidente, e devo dire che eravamo un bellissimo gruppo. Il secondo vicepresidente era Luigi Rossetti, c'era Elo Alberti, che era presidente distrettuale, insomma, eravamo un gruppo molto, molto affiatato. Uno degli aneddoti che ricordo di più è stato quando abbiamo fatto l'iniziativa per il voto ai diciottenni, che è stata un'iniziativa interpartitica dei giovani, quindi è stato molto bello lavorare con Raul Bisletta, con Paolo Grassi, che era presidente dei giovani PPD, e dovrei dire che è stata una bellissima esperienza. Così come c'è stato un concerto proprio in quell'occasione, siamo stati i primi forse a portare Eolo, sì, Elio e le storie tese in Ticino, ed è stato un bellissimo concerto, un bellissimo momento, molto particolare e molto divertente. E poi come gruppo molto affiatato, no, abbiamo partecipato tantissimo alle assemblee svizzere, e anche lì c'era la bellezza, era da una parte la goliardia di stare insieme, di divertirci, e dall'altra di fare politica. Quindi ricordo molto bene quegli anni, sono stati veramente anni molto belli, molto di crescita. Ma a sentire Morena mi rendo conto che le storie un po' si ripetono, se non nello stesso modo, perché anch'io avrei tanti aneddoti belli legati alle campagne che abbiamo fatto, un po' di idee, come quando abbiamo messo un arbitro gonfiabile di 5 metri in via Pessina a Lugano per andare contro la VS Plus, oppure anche l'iniziativa interpartitica che abbiamo fatto, in cui abbiamo regalato un sacco di patate ai giovani UDC quando si trattava di fare campagna per l'iniziativa sull'autodeterminazione, e poi sì, tutte le belle uscite agli eventi svizzeri, ai congressi svizzeri, sicuro sono tanti aneddoti. Ma uno anche particolarmente divertente era 2 o 3 anni fa, eravamo nel nostro ritiro annuale del Comitato dei Giovani Liberali Svizzeri ed eravamo verso tardo pomeriggio, eravamo in una saletta di un ristorante a fare il nostro incontro. A un certo punto fuori ha cominciato a piovere tantissimo, eravamo a Zofingen,
in un attimo tutte le strade si sono inondate, allora siamo dovuti scappare fuori dalla saletta, abbiamo aiutato il proprietario del bar a tappare i buchi e si è formato subito un metro d'acqua in strada e alla fine siamo rimasti chiusi dentro nel bar perché ormai non si poteva uscire, già il bar si stava allagando e niente, abbiamo passato la serata nel bar allagato, che tra l'altro avevano anche spento le luci per evitare cortocircuiti e tutto, e si è rimasti dentro incastrati nel bar allagato, abbiamo passato così la serata. Ultima domanda, il ruolo di GLR in generale è più quello di essere una spalla del partito oppure come nel caso dell'iniziativa in Ticino sul tedesco oppure a livello nazionale quella sulla VS di spungolare un pochettino il partito a reagire? Ma io quello che ho sempre detto è che il movimento giovanile ha un senso perché è una palestra in cui ci si esercita a fare politica e secondo me i giovani devono fare i giovani. All'interno del partito possono essere la coscienza, possono pungolare, ma in realtà devono fare delle attività che riguardano i giovani. Preoccuparsi della formazione, preoccuparsi del disagio giovanile, preoccuparsi veramente di ciò che li riguarda e portare fino in fondo la difesa dei giovani, cosa che ogni tanto magari vedo quasi un interscambio col partito, mentre invece secondo me loro devono portare avanti un programma proprio e farsi sentire nel mondo giovanile, perché il partito poi ha un suo percorso e dall'altra parte ascoltare anche il partito, nel senso che naturalmente essendo una palestra ci sono anche degli adulti o comunque diciamo delle personalità che ti possono insegnare e che ti insegnano a crescere. Noi abbiamo potuto vivere ancora in un'epoca di grande del partito, perché io sono cresciuta con i Giovannini, con i Barchi, con Buffi, insomma sono state delle figure molto importanti che ci hanno aiutato, però abbiamo sempre cercato di seguire la nostra strada naturalmente nel solco degli ideali liberali, cioè l'idealismo non deve mancare, soprattutto nei giovani. Io penso che alla fine i due ruoli sono complementari, perché come giovani sicuramente possiamo io posso dire che sia a livello ticinese che a livello svizzero godiamo di stima e inclusione da parte del partito, quindi ci aiuta e ci aiutiamo a vicenda, però quello che abbiamo in più come giovani abbiamo il vantaggio di poter essere indipendenti comunque dal partito, di poter definire la nostra agenda politica tramite magari delle modalità che sono anche più dirette di quelle del partito, e possiamo permetterci di osare di più, perché come partito giovanile e anche come singoli esponenti abbiamo, tra virgolette, meno da perdere. Poi dopo, per esempio, appunto come Massimo parlava dell'esempio della VS, possiamo proporre, preoccupati appunto come tema giovanile per quello che sarà la giustizia, per quello che è la giustizia generazionale e le nostre pensioni, possiamo permetterci di lanciare un'iniziativa per risanare il primo pilastro, che magari per alcuni esponenti prendere una posizione così impopolare è più difficile, mentre noi possiamo farla. Poi si vede che si raccolgono consensi, che qualcuno ci appoggia e dopo anche il partito può seguire, come è successo nel PLR svizzero. Grazie Morena Ferrari e grazie ad Alessio Mina. Buona giornata a tutti. Grazie Max, grazie Morena. Grazie a te, grazie a voi. Ciao.